30 marzo 2014 siamo a LA Live, ovvero una delle zone dei divertimenti qui a Downtown Los Angeles, dove sta volgendo a termine il Call of Duty Championship 2014, ovvero le finali mondiali di Call of Duty. Alle mie spalle c'è la Tenso Struttura che sta ospitando tutte le partite, una 3 giorni intensissima strutturata su un girone all'italiana il venerdì e poi una sorta di tabellone upper, ovvero quello dei vincenti e quello dei perdenti, il lower, che andranno poi a confluire nella finalissima che si terrà tra circa un paio di ore. Un setting molto molto grande, forse meno bello rispetto a quello dell'anno passato, ovvero il teatro storico per gli Stati Uniti, si parla di una struttura degli anni 50 su Sunset Boulevard, ma senza dubbio più grande e meglio organizzato. Quindi adesso andiamo subito a vedere come è strutturato il Call of Duty Championship 2014. Allora, questo è l'ingresso. Alla mia sinistra c'è l'area stampa, una bella area stampa dove poter rifocillarci, ma soprattutto uploadare file e quant'altro. Mentre alle mie spalle c'è una bella struttura con tutti i loghi delle 32 squadre che hanno partecipato. Andando avanti, e se siamo fortunati in questi minuti, beccheremo l'inizio della finale della lower bracket, quindi ci sarà tanto, tanto casino, tanto divertimento. Ma andiamo a muoverci all'interno di LA Live. Adesso qui a sinistra c'è la coppa dello scorso anno, coppa che hanno vinto, se non erro, i Farigo Gaming, più tutti i vari anelli che, visto che siamo in America, tengono a regalare ai vincitori gli anelli della vittoria. Questa è la coppa dello scorso anno, c'è una bella security qui a guardarla, quindi non rubarla a Jacopo. Una bella saletta relax dove non ci andremo perché non ci interessa e, cosa molto importante, c'è la zona dei caster, ovvero dei telecronisti, radiocronisti e telecronisti, che hanno un ruolo molto importante, perché non commentano solamente la partita, ma sono dei veri e propri registi, perché sono loro a scegliere chi inquadrare, quindi quale giocatore seguire, e non secondariamente riescono a coinvolgere anche gli spettatori più freddi. Sono davvero davvero bravi, sembrano veramente, riescono a coinvolgere tutti, anche coloro che lo stanno guardando senza troppo entusiasmo. Ricordano veramente il Caressa dei bei tempi, riescono veramente a dare una marcia in più ad un gioco che è velocissimo e quindi bisogna essere davvero frenetici con le parole. Muoviamoci. Qui ci sono i palchi, gli stage, insomma, chiamateli come volete, secondari, che hanno visto in questi 3 giorni alternarsi tutte le squadre che hanno partecipato al Call of Duty Championship. Vediamo come, questo qui è il tabellone, lower bracket perché dopo il venerdì in cui ci sono stati tutti i vari gironi all'italiana che hanno visto la sconfitta, l'uscita di scena dei ragazzi italiani del team Sublime, si sono formati i sedicesimi di finali. Chi non ha vinto al sedicesimo di finale è sceso nella lower bracket e così via. Negli ottavi, lo sconfitto dell'ottavo è sceso nella lower e quindi si vengono a formare due tornei paralleli, un upper bracket, quello dei vincitori, e un lower bracket che è quello degli sconfitti. Il vincente del lower bracket sfiderà il vincente dell'upper bracket, quindi in teoria anche chi è uscito ai sedicesimi di finale potrebbe vincere i $400.000 del primo premio di un torneo che, insomma, molto molto sostanzioso, ben $1.000.000 che le squadre andranno a spartirsi. Questa, insomma, è una zona buia e invece questo è il palco principale dove a breve, come ho detto prima, inizierà la finale del lower bracket. Un palco, due booth chiusi in cui le due squadre si sfideranno, non saranno più deviso, ma saranno messe una accanto all'altra e davanti a tutti e davanti a loro c'è il pubblico. Insomma, qui state vedendo una struttura televisiva vera e propria, insomma tutte le partite vengono mostrate in streaming, insomma c'è tantissima gente, infatti trovare posto tra un po' sarà impossibile, quindi tanto adesso noi andiamo a vedere il luogo del misfatto, ovvero il piccolissimo booth rimediato dove i ragazzi italiani hanno giocato 2 partite su 3. E qui c'è questo piccolo aneddoto, che i ragazzi italiani hanno giocato nella zona esclusiva dedicata alle squadre, dove la stampa non può entrare. E quindi cosa è successo? Che noi della stampa
non abbiamo potuto seguire l'inizio di una partita piuttosto importante della squadra italiana. Abbiamo dovuto scomodare veramente i pezzi grossi qui dell'organizzazione, perché questi furboni che hanno fatto? Non c'era più spazio e quindi hanno dovuto organizzare una postazione all'interno della struttura relax delle squadre. Quindi c'è stato abbiamo perso qualche minuto, ma alla fine siamo comunque riusciti a seguire la squadra italiana. E poi sono successe due piccoli incidenti di percorso, ovvero l'arbitro che chiede a noi: ma la squadra italiana qual è? E insomma, la partita era già in corso, però è tutto buio, quindi ci può stare. E soprattutto che decreta il 3-1 per la squadra sudafricana, quando invece gli italiani avevano fatto 2-2. Quindi abbiamo dovuto chiamare l'arbitro, mostrargli i nostri appunti dicendo: no, hanno vinto i ragazzi italiani, 2-2, vai subito a richiamare i sudafricani per fare la bella, insomma, il terzo match. Quindi ecco, c'è stato un minimo di... eccolo! C'è stato un minimo di... ecco, questa qui era la postazione che qui stanno smontando, dove si sono tenute le partite del round robin. La partita è appena iniziata, quindi di corsa andiamo ad intrufolarci nel palco principale per cercare di vedere come reagiscono i fan di fronte alle gesta dei propri beniamini. Andiamo! Insomma, c'è il pubblico delle grandi occasioni, l'avete visto prima. Iniziano i primi applausi, stanno giocando a Search and Destroy. Una bella kill cam, Search and Destroy, quindi il cecchino ha un ruolo fondamentale, visto che non c'è il respawn. State vedendo la struttura, avete appena visto la struttura separata che vede le due squadre, non divisu, però insomma riescono a mostrarsi al pubblico. Sentite anche Rambo, è uno dei beniamini, uno dei giocatori più forti a livello mondiale. La partita è tra Envias e Optic Gaming, due pezzi forti che sono usciti, però si stanno contendendo l'accesso alla finalissima. Ancora non è pienissimo, ma vi assicuriamo che quando ci sarà la super finale, quella dei $400.000, ci sarà un clima da stadio incredibile. Insomma, abbiamo cercato di raccontarvi tutto, ma proprio tutto, sul Call of Duty Championship 2014. Anche quest'anno ci sono state tante emozioni, peccato per i ragazzi italiani, ma sicuramente l'anno prossimo i nostri portabandiera sapranno fare di meglio. Quindi da Los Angeles è tutto, ciao!